E3 che va e Gamescom che viene. Il titolo sandbox di Avalanche, dopo le buonissime impressioni avute e dopo il primo hands-off che abbiamo potuto vedere, si riconferma in forma smagliante. La nuova demo ci ha riportati dritti nell'isola di Solis, a prendere le parti di un ricco affamato di guerriglieri della Black Hand e pronto a guerreggiare a suon di armi folli, combinazioni di gadget e fisica da far impallidire Q di 007, in un mondo che a livello di offerta ludica non teme rivali. La lotta per la libertà di Rico, per questo Just Cause 4, si svolge su un'isola molto più grande delle precedenti, per due semplici motivi. Il primo è tecnico, ovvero mettere in mostra i muscoli di un engine che ha rifatto ampiamente il lifting, e il secondo è giustificativo del fatto che l'incredibile mobilità del personaggio, offerta da veicoli, tutelare e similia, gli permette di coprire distanze immense, in tempi sempre più raccolti. Per non parlare dei veicoli, essi sono tantissimi e molto variegati, si possono utilizzare direttamente dalla mappa ma anche recuperandoli tramite la consegna con container. Diventa così assolutamente impossibile incappare nella noia o in un'esplorazione senza via di ritorno. L'estensione non lascia però spazio alla monotonia in Just Cause 4, missioni dinamiche riempiono l'incedere del giocatore per la mappa, dettate da un sistema di bioma-sottobioma che definisce la morfologia di quella zona di territorio e con essa i fenomeni atmosferici che la popolano. Nella zona desertica possiamo trovare distese di sabbia coperte da una tempesta in fermento, oppure un'oasi, o un canyon che attraversa in un solco queste distese aride. Come già noto, torna l'immancabile rampino, ora dotato di ancora più funzioni, tra cui quella che permette di legare agli oggetti dei propulsori, che funzionano a comando del giocatore. Con qualche pallone aerostatico e un carro armato abbiamo costruito un veicolo letale che seminava il terrore dal cielo, ma questa è solo una delle possibili combinazioni. I gadget possono essere modificati al punto da esibire un totale di 4 milioni di configurazioni, un numero esorbitante che indica come all'interno di un sandbox cacciarone ci sia la voglia di proporre meccaniche di gioco alternative che mettano alla prova la fantasia dei giocatori. La seconda parte della presentazione di Just Cause 4 si è poi concentrata su uno dei 4 effetti atmosferici che possono colpire diversi biomi. Essi, compatibilmente con il nuovo sistema di meteo dinamico e all'interno della relativa zona, sono generati proceduralmente e svilupperanno la parte principale del dinamismo autonomo del mondo di gioco. Dopo il tornado mostratoci in precedenza e in attesa di vedere più dettagliatamente la tempesta di sabbia appena sorvolata all'inizio della prova, elabora, abbiamo conosciuto la tempesta di fulmini. Con l'incessante pioggia schermo e l'intensità e la frequenza di questi fulmini, entrare in questo genere di tempeste significa avere a che fare con uno scenario apocalittico. Ogni scossa tende a colpire terra con una potenza devastante, pur prediligendo l'oggetto più in alto in schermo. Si è costretti continuamente a muoversi per evitare di abbrustolirsi. Anche in questo caso la fisica del gioco detterà le regole della partita, ma soprattutto scandendo i tempi delle reazioni violente degli esplosivi a terra. Non a caso l'arma estratta per fare un po' di cacciare è proprio un fucile sparavento. Esso spinge gli oggetti e con la modalità di fuoco secondaria li spara via la velocità del suono, e in particolare utilizzata con il paracadute permette a Rico di modificare traiettoria e spostarsi per aria senza particolari impedimenti. A distanza ravvicinata con la prima esperienza di Just Cause 4, quanto abbiamo visto oggi è riuscito ancora a convincerci, lasciandoci sempre più curiosi di scoprire quale possa essere il limite, sempre che ci sia, per questo gioco, oltre alla fantasia. Di armi e veicoli ce ne sono a dismisura, il nuovo engine alimenta la fisica ma non appesantisce il gioco, e la gestione dinamica del tempo con le sue sorprese dà carattere all'esplorazione, sempre più veloce e ricca. Rimane solo da scoprire il feeling pad alla mano, ma non crediamo manchi molto a questo momento, che vi racconteremo come sempre sulle pagine di Spazio Games.